Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite una cantautrice, Serena Skintu, e la prima domanda che ci sorge spontanea, se devi descrivere per chi non conosce Skintu, come la descriveresti? Ciao a tutti innanzitutto, diciamo che questa domanda me la fanno in tanti, non ho una risposta precisa. Però so che sono una persona normalissima, molto semplice, che ha il sogno e la passione, quella del canto. Ecco, mi piace tanto la musica e mi piace cantare. A questo punto parliamo appunto dell'ultimo singolo, Luna Park. Quando nasce questa canzone, da cosa trae ispirazione? Poi ci sei andata a Luna Park? Sì, ogni tanto vado. Sono andata anche perché ho girato dei reel per la canzone, quindi sono stata a Luna Park a Roma. E devo dire che mi sono divertita come mi sono divertita quando ho scritto Luna Park. Ecco, diciamo che quando scrivo ci sono dei momenti in cui ho l'istinto di scrivere qualcosa perché mi viene al momento. Invece Luna Park è stata proprio studiata perché volevo un nuovo singolo per l'estate. E di solito si parla del mare, del sole, e io ho voluto invece un titolo come Luna Park, cioè una canzone molto leggera, molto una canzone che dia un po' di spensieratezza, e quindi sono partita proprio dal titolo Luna Park. Scrivendo, poi mi sono accorta che combaciava parallelamente con le emozioni e tutto. E della realizzazione dei due testi, visto che già un pochettino ha risposto, preferisci essere un po' più longeva, se è descrittiva, oppure cerchi di essere un po' più sintetica, come in inglese, dove a volte fai intraprendere cosa vuoi descrivere, ma in realtà dà un pochettino fantasia anche a chi ascolta. Esatto, in tante canzoni voglio che arrivi dritto il significato, invece Luna Park ha tutte e due le cose, ecco. Ho scelto anche come metafora Luna Park perché voglio che si intendano due cose, che poi in esplicito si capisce chi l'ascolta. E invece le tue canzoni nascono prima, in questo caso hai studiato tanto al tavolino, ma ovviamente nasce prima una canzone, nasce una frase, una parola, oppure un beat, un riff, oppure possiamo dire che accidentalmente e casualmente nascono insieme. Dipende dal momento. Ci sono le volte in cui ho una melodia e quindi ci metto dentro qualche parolina e poi da lì inizio a comporre il testo, oppure a volte ho il titolo e quindi dal titolo parto già ad avere un po' di fantasia nello scrivere. Dipende dal brano, ecco. Luna Park è stato studiato. Perché volevo qualcosa di diverso, come non mi piace chiamarla tormentone, ecco, a me le canzoni tormentone non mi piace tanto chiamarle così, però volevo che fosse una canzone estiva ma diversa dalle altre. E quindi lì ho studiato un pochettino. E invece la scelta della giostra nella copertina
È casuale oppure sei un pochino una giostra che in realtà è un po' retro con questi palloni laterali? Sì, diciamo che è quasi collegato perché nella copertina si vede la Luna, poi il pa Luna Park, e le persone, è un po' studiata, ecco, come la canzone. Dentro la copertina c'è tutto. Suonare dal vivo, qual è la sensazione che provi salendo sul palco quando in sotto un palco c'è gente che inizialmente è silenziosa ma poi si anima, visto che le tue canzoni sono ritmate, si anima, comunque balla o comunque partecipa e tu volontariamente senti comunque quell'energia che sale, anche se sei concentrata, però un po' la senti, che tu poi li trasmetti con le emozioni delle tue canzoni. Qual è la tua sensazione in quel caso? Intanto mi fa piacere quando vedo le persone che cantano le mie canzoni, perché io nasco come cantante perché diciamo che nella mia vita precedente ho fatto tanta gavetta con i piano bar, quindi sono già un po' abituata al pubblico sin da piccolina. Cantavo molte cover, sai, nei piano bar comunque si cantano molte cover. Il mio sogno era comunque avere delle mie canzoni, cioè essere Serena, quindi all'età di 14 anni ho iniziato a scrivere per me. Quando ora canto nei miei live e quindi sento le persone cantare le mie canzoni, mi dà quella soddisfazione in più. È stato facile togliersi, ti posso citare il fatto la coperta di Linus, il personaggio, non so se lo conosci, passare dalla cover a suonare i tuoi brani. È stato facile o comunque quel passaggio è stato più complesso, più difficile o più semplice di quello che immaginavi? Beh, per me che sono una cantante indipendente, non è semplice essere quella che sono, nel senso che, beh, cantare in un pubblico le cover dove tutte le conoscono è normale che sia diverso da me, che magari ho un pubblico un po' più ristretto con le mie canzoni. Ecco perché ti dico che quando vedo le persone cantare le mie canzoni mi dà soddisfazione, perché vuol dire che quel lavoro che ho fatto ne valsa la pena in qualcosa. Ed è quello che mi fa comunque andare avanti e cercare sempre di fare sempre un passo in più. Una volta finito il concerto, poi chiaramente incontri le persone, oltre a farti i complimenti, c'è qualche cosa di particolare che ti hanno detto? Comunque, anche vedendo i loro occhi, rilassati, felici o tristi, che poi ti porti un pochino dietro nel tempo. Sì, no, loro mi incoraggiano sempre quando canto, quando ascoltano le mie canzoni, mi dicono: ma ti manca quel gradino in più perché te lo meriti, lì ti fa piacere. Sai, le persone magari a volte non capiscono quanto sia difficile comunque per noi cantanti indipendenti avere magari quel successo in più di magari qualche cantante che magari lavora con le etichette discografiche, perché noi indipendenti comunque più o meno ce la facciamo da soli. E invece c'è qualche artista che involontariamente, sai, tutti un po' ti ascoltiamo un po' la musica, ti porti involontariamente dietro non solo nel tipo di musica, di riff, ma anche nel approcciare il palco, oppure impostare le canzoni che ti porti dietro? Sì, allora io guarda, sono cresciuta con la musica pop di tanti anni fa, che mi tengo ancora nel cuore Irene Grandi, che è una delle mie cantanti preferite, cioè io sono cresciuta con lei, quindi lei mi dà quella grinta, ecco, mi ha sempre dato una grinta in più. Ed è lei che comunque mi sono sempre un po' basata su alcune cose, anche perché sono cresciuta con le sue canzoni. Se avessimo dimenticato qualcosa sul Luna Park, oltre ad andarci a comprare i gettoni per girare con le giostre, che cosa avremmo dimenticato?
Luna Park, ma io penso niente perché una volta che sei dentro Luna Park non pensi ad altro, ecco, ti dà quella cosa in più di libertà in quel momento. E a questo punto progetti futuri, oltre a promuovere chiaramente il singolo, ci sono? Sì, io mi porto sempre avanti. Penso che a novembre uscirà una mia nuova canzone. Mi piace uscire tantissimo con i singoli, come avete ben capito, perché non voglio tralasciare qualcosina. Magari c'è quella canzone in più, sai, nel disco che magari viene tralasciata. Invece io le faccio conoscere una a una in modo che poi tutti quanti se la ricordino, ecco. Un'ultima curiosità, secondo te i social, soprattutto le piattaforme dove trasmettono, c'è tanta musica, ne esce tanta al giorno, può essere un vantaggio, ma alla fine poi un piccolo svantaggio per un artista, perché entrare in un vortice dove ci sono 5.000 canzoni, 100.000 canzoni, 1 milione di canzoni, c'è il rischio che poi può essere ascoltata, ma può essere una meteora e poi scomparire all'improvviso perché i relays non ti riconsiderano. Sì, quello è lo svantaggio che magari ascolti, a volte non sono, magari noi pensiamo che quella canzone ha veramente quell'ascolto, invece l'ascolto non c'è. Come tante canzoni che escono al momento, si parla di streaming, 1 milione di streaming, magari invece non è così, ecco. Però i social è vero che aiutano agli artisti indipendenti, non dalle etichette, a farsi conoscere. Nel senso che ognuno si può creare il proprio pubblico, e che è quello che ho puntato io, a puntare su un pubblico. E questo pubblico dovrebbe crescere con il tempo, ecco. Sei stata ad Ascoli Piceno ospite per girare un videoclip di una canzone Sì. che poi ritieni bella, ma sono tutte belle. Sì, è una delle mie canzoni che ho scritto, a cui tengo tanto, l'ho girato a Colle San Marco 2 o 3 anni fa, 3 anni fa se non mi sbaglio. È stato bellissimo, ecco. A questo punto, Dando, noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Ci diamo appuntamento per il prossimo brano, che ci farà piacere ascoltarlo, e così ci racconterai questa nuova avventura, e poi ci racconterai un po' come procede l'estate, come è andato tutto il tour estivo. E a questo punto ci mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove poterti raggiungere e i saluti finali. Ok, mi potete trovare sulle pagine Facebook, Instagram, poi ci tengo al mio canale YouTube perché ci sono tutte le mie canzoni con i video musicali e poi su tutti i digital store. Diciamo che sono su tutte le piattaforme, ecco, le mie canzoni le potete trovare lì. Basta anche cercare su Google se la skin tool c'è tutta la mia vita. I saluti finali. Ciao, ci vediamo presto, buona estate! Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.